È stato presentato a Palazzo San Giacomo il rapporto sulla sussidiarietà dedicato al governo delle infrastrutture. Il rapporto a cura della Fondazione per la sussidiarietà approfondisce le opportunità aperte dal nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare in materia di concessioni e finanza di progetto, e si concentra sulla collaborazione tra pubblico e privato, in un momento in cui si apre un'importante fase di sperimentazione e si cerca il giusto equilibrio tra regolazione e liberalizzazione. Qual è lo stato delle infrastrutture qui al sud secondo il vostro rapporto? È molto debole perché abbiamo dimenticato per tanto tempo cose fondamentali, ma può cambiare nella misura in cui nasce questa collaborazione. Il PNR è una grande occasione, ma chiede questi interventi, se no finanziamo, come abbiamo fatto in passato, le autostrade polacche e portoghesi con i soldi che noi non spendiamo. L'importanza di accelerare sulle infrastrutture è stata sottolineata anche dal sindaco Gaetano Manfredi. C'è ancora tanto da fare, soprattutto è molto importante che tutta la nostra area metropolitana possa essere ben servita da un sistema molto integrato, soprattutto sul ferro, perché questo ci dà anche l'opportunità di poter evitare l'accesso di tante automobili in città. E quindi il tema del potenziamento del sistema infrastrutturale ancora oggi rappresenta, credo, per la Campania la sfida principale.